Buonasera signor Giuliano Lodes, siamo qui in questa giornata il 10 febbraio per ricordare questa manifestazione. Lei è un reduce e vorremmo sapere qualcosa di significativo. Sono stato un protagonista, diciamo, sono un profugo, nel senso che alla fine della seconda guerra mondiale la mia famiglia, come altri 350.000 italiani, ha abbandonato la penisola d'Istria, Fiume e Zara per venire in Italia. Perché siamo venuti in Italia? Perché in poche parole la liberazione da parte dell'esercito partigiano di Titino, anziché darci una libertà, ci proponeva una dittatura. E siccome ne uscivamo da un'altra, abbiamo preferito venire in Italia. 10 febbraio è importante perché per la giornata del ricordo, perché il 10 febbraio del 47, con la firma del trattato di pace, l'Italia fu costretta a cedere alla Jugoslavia appunto i territori dell'Istria e della Dalmazia. E appunto noi siamo venuti in Italia per sfuggire a quella che era la pulizia etnica posta in essere dalle truppe titine, e siamo venuti in Italia diciamo accolti non molto bene da una certa parte politica. Comunque quello appartiene a un tutt'altro discorso, che però in poche parole ha condizionato tutta la nostra vita in Italia con degli aggettivi, con degli appellativi poco piacevoli. E la giornata del ricordo, in poche parole, tra l'altro ricorda appunto l'esodo, la rinuncia, il rinuncia da parte di questi 350.000 italiani a tutto quello che avevano, alle loro case, alle loro attività commerciali, aziendali e così via. Siamo venuti in Italia per rifarci una vita, tenuto conto che però questa popolazione, questo patrimonio umano, patrimonio culturale, si è disciolto, nel senso che molti sono andati negli Stati Uniti, chi in America del Sud, chi in Australia, e tra 20 anni non esisteranno più protagonisti, perché la vita ovviamente li elimina. Che cosa ci aspettiamo noi da questa giornata del ricordo? La giornata del ricordo è stata istituita proprio per ricordare queste giornate, queste pagine di storia che per 60 anni l'Italia ha taciuto, 60 anni di assoluto silenzio, e che oggi riemergono tra molte volte l'indifferenza della popolazione. E che cosa è importante per la giornata del ricordo? Riflettere, specialmente nelle giovani generazioni, su quello che è accaduto, riflettere sulle sofferenze che sono state inferte a queste popolazioni. Ma l'obiettivo sarebbe il massimo, quello di ottenere la condivisione da parte di tutti gli italiani di quegli avvenimenti, cosa che invece purtroppo anche oggi, ieri pomeriggio a Trento e oggi in qualche città d'Italia, purtroppo abbiamo ancora la presenza di negazionisti, di gente che purtroppo non conosce la verità, strumentalizzati, che in poche parole rendono difficile questa condivisione, diciamo, questa riunificazione. Benissimo, e cosa ci aspettiamo invece dalle forze politiche, dall'amministrazione ZED ad esempio, visto che siamo a Cagliari, che stiamo facendo questa manifestazione? Sarebbe interessante, per esempio la nostra, almeno la mia personale aspirazione sarebbe quella di un giorno avere il piacere di vedere il sindaco Zedda presente alla manifestazione, a questo ricordo, che non vuole essere né una manifestazione politica, non vuole avere nessun carattere ideologico, eccetera, ma deve essere soltanto e semplicemente un momento di raccoglimento e di speranza per il futuro. Punto e basta. Grazie mille, è stato veramente gentile. Arrivederci. Siamo qui per Castedo Online, che intervistiamo un ex alpino, Aldo Zuliani. Ciao Aldo, come va? Come mai anche tu qui in questa manifestazione? Cos'è lo scopo della tua presenza? Lo scopo della nostra presenza è sempre per non dimenticare. Io vengo da un paese del Friuli, da Attimis, dove noi abbiamo avuto di queste cose tantissime, quindi noi proprio abbiamo vissuto. Anzi, eravamo gli unici a sapere delle foibe, per cui in Sardegna, che mi ricordi io, siamo venuti a sapere delle foibe forse 10 anni fa, non prima. Quindi da noi invece quello delle foibe dal primo giorno, di cui abbiamo sempre
cercato di andare incontro sia a quelli di Zara sia a quelli del Pola e tutta la... Perciò è una presenza sentita questa? È una presenza molto sentita e di cui ogni anno noi siamo presenti, no? Noi con l'associazione Alpini, perché poi gli alpini fanno parte un po' della storia della guerra, dell'ultima guerra, e quindi siamo sempre presenti. Benissimo, ti ringrazio per questa breve intervista, al prossimo anno, ciao!